Continua l'affidamento temporaneo alla Muraca del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Siderno, stante la impossibilità da parte di Locri d'Ambiente di garantirlo almeno ora. Sabato scorso il management della società mista, che detiene fino a fine 2021 l'appalto, si era premurata di far sapere che si è solo dovuto provvedere a rispettare i tempi per definire il documento unico di regolarità contributiva e che la situazione è regolare, ricordando che è di 5 milioni e mezzo di euro la somma che le amministrazioni interessate devono complessivamente all'azienda. Ma intanto il comune di Siderno ha deciso di proseguire con l'affido temporaneo alla Muraca in vigore da venerdì 26, dopo le prime e comprensibili difficoltà logistiche degli addetti che si sono dovuti districare in un territorio vasto e articolato in numerose contrade, oltre che nel centro cittadino. La situazione appare accettabile e la raccolta regolare a Siderno, anche tenendo conto di qualche mancato ritiro nei giorni precedenti. L'amministrazione comunale, dal canto suo, si sta adoperando anche attraverso i propri canali social, profili Facebook e Instagram della sindaca Fragomeni, titolare della delega all'ambiente, affinché l'area riservata ai commenti sia utilizzata per segnalare eventuali disservizi, invitando altresì i cittadini a indicare con precisione le zone in cui il ritiro non è avvenuto. Una grossa mano, in questo senso, la sta dando anche l'assessore al decoro urbano Carlo Fuda, che sta supportando il personale nell'individuazione delle zone in cui raccogliere i mastelli. Per ora, dunque, si va avanti così a un mese dalla scadenza dell'appalto e nelle more del nuovo affidamento tramite il bando predisposto ai primi di ottobre, che prevede di affidare il servizio per i prossimi 3 anni con un impegno di spesa pari a 5,6 milioni di euro.